Siamo al Savoy Beach a Paestum, in occasione della presentazione del libro Terroni, in mia compagnia l'autore Pino Aprile. Tutto ciò che è stato fatto per gli italiani del sud perché diventassero meridionali, come nasce questa passione? Beh, è proprio dal tentativo di capire perché sono meridionale. Non mi ero mai posto il problema finché qualcuno non ha cercato di convincermi che essere meridionale fosse quasi una colpa, fosse comunque essere meno che altri, una cosa che non mi sfiorava nemmeno proprio per l'anticamera del cervello. Però ho voluto capire da dove e perché nascesse questo. E nel fare ciò è venuto fuori quello che a scuola nessuno ci ha mai insegnato, e cioè tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali, ovvero degli italiani meno di altri. In che senso meno? Che hanno meno diritto, per esempio, ad avere le strade che altrove si fanno con i soldi pubblici, meno diritto ad avere la ferrovia che altrove va ad alta velocità e al sud viene tagliata. Ci sono 1.000 chilometri di ferrovie in meno oggi al sud rispetto a prima della seconda guerra mondiale, meno università, meno scuole, meno diritti, meno lavoro, meno tutto, e tutto questo poi ha portato a confondere le circostanze, e cioè un ambiente depauperato, con gli abitanti di quell'ambiente. Quindi non è l'ambiente, le circostanze che sono svantaggiate, ma sono gli abitanti che non ce la fanno, sono incapaci. Ed è quel meccanismo che Marco Paolini ha descritto splendidamente con una frase, e cioè quando la storia non la si vuol capire, la si trasforma in geografia. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, cosa si può fare per unire veramente quest'Italia 2010? Beh, la situazione mi ricorda la conferenza stampa che fece il governo inglese dopo la sconfitta del nazismo. C'erano i giornalisti di tutto il mondo, così. Adesso non mi ricordo se fu Churchill o il suo ministro della guerra, che all'annuncio, allora il nazismo è stato sconfitto, l'Europa è libera, il mondo ritorna ad essere un posto abitabile. Un giornalista chiese: quindi la civiltà ha fatto un passo avanti? E ripeto, non ricordo se fu Churchill o il suo ministro, replicò: cosa? Civiltà? Questa è una buona idea, qualcuno dovrebbe cominciare. Cosa? Celebrazione dei 150 anni, Unità d'Italia? Questa è una buona idea, qualcuno dovrebbe cominciarla a fare, perché non è mai stata fatta. C'è stata solo una brutale annessione di una parte del paese al resto del paese, e questa parte del paese non è mai stata considerata pari al resto. Se no, come in Francia, noi avremmo qui le autostrade, le ferrovie, le università che stanno nel resto del paese. La Francia è riconoscibile come paese unito, e così la Germania, pur dopo 20 anni di divisione con un muro e un mondo bipolare, eccetera, come la Spagna, come la Gran Bretagna. È riconoscibile perché come paese unico, unito? Perché le ferrovie, le strade, le università, le opportunità che trovi a Marsiglia, le trovi a Toulouse, a Le Havre, a Parigi. Cioè la Francia è Francia ovunque in Francia. In Italia tu hai una parte d'Italia che è Italia superiore e una parte d'Italia che è Italia inferiore. Infatti Matera è tanto inferiore che dopo 150 anni manco la stazione ferroviaria le hanno fatto. Direttore, si è appena svolta la presentazione del libro Terroni di Pino Aprile. Parla del Mezzogiorno, dei problemi appunto della storia del Sud. In questo incontro così importante è anche la presenza della Banca di Credito Cooperativo di Acquara, che oltre a svolgere il suo ruolo di banca è presente anche in questi incontri culturali. È naturale che una banca di credito cooperativo si dia da fare per organizzare serate come queste. Insomma, ben vengano 100, 1.000 serate come queste, perché di questo noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di ritrovarci intorno a degli eventi culturali, a degli eventi che ci fanno interrogare su noi stessi, sul nostro passato e sul nostro futuro. Siamo in una situazione oggi che voi sapete benissimo, anche economicamente complicata.
il meridione vive una sua difficoltà maggiore rispetto al nord, però come dicevo prima aprile stasera siamo tutti italiani, nel momento in cui riusciamo a far passare questo concetto che siamo tutti italiani e che il sud ha bisogno del nord e viceversa, capiremo che quello che è il nostro quotidiano, quello che dobbiamo fare ogni giorno per migliorare noi stessi, le nostre comunità, la nostra società.